In vigore da oggi fino al 7 luglio l'ordinanza del sindaco di Pescara Carlo Masci sugli orari di chiusura di bar, ristoranti e locali della Movida. Nel dettaglio l'ordinanza prevede per la zona limitrofa Piazza Muzzi e la zona del centro storico i locali potranno restare aperti dalla domenica al giovedì dalle 6 a mezzanotte e mezzo, venerdì e sabato dalle 6 all'1 e mezzo. Per le altre zone della città apertura dalla domenica al giovedì dalle 6 all'1 del giorno successivo, venerdì e sabato dalle 6 alle 2. Non sono tenuti a rispetto dei limiti orari le attività artigianali, gelaterie, pasticcerie, piadinerie, cornetterie e le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, per cui però è consentita la sola vendita per asporto. Nell'ordinanza infatti viene anche inserito il divieto di stazionamento degli avventori nelle immediate vicinanze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dopo la chiusura delle stesse. La questione sta facendo discutere da giorni e non poco, ma i cittadini cosa pensano? Guarda, io per come la penso io farei a mezzanotte, ma visto perché l'estate, perché fino a quando non si ferma questa pandemia metterei mezzanotte per evitare assembramenti e perché comunque i vaccini ancora, le persone ancora non si sono vaccinate tutte. Se si apre del tutto qua si fa via libera ed è un problema grosso perché ancora le regole non si mantengono al 100%. Quello che vuole prospettare il sindaco Masci può anche andare bene, purché ci sia educazione e le regole vengano rispettate. Secondo me dovrebbero chiudere in un'ora in cui le persone stanno ancora, diciamo, non hanno bevuto abbastanza, stanno ancora, hanno le facoltà mentali per comportarsi come bisogna comportarsi in questa fase, altrimenti i contagi saliranno e ci ritroveremo al punto di prima. Guarda, io lavoro in un esercizio commerciale, quindi ho un locale qui proprio a zona merci. Noi siamo stati quelli non più colpiti, proprio devastati da queste chiusure, da questo Covid e tutto. Io sono sempre stata favorevole a una chiusura anticipata, ma più che altro per locali dove non ci sono posti a sedere, perché se ci sono posti a sedere noi l'abbiamo fatto, riusciamo a garantire una distanza e quant'altro, una chiusura anticipata non ne vedo proprio la necessità, insomma. Ma siccome adesso siamo arrivati al punto bianca, zona bianca, quindi possono essere aperti liberamente, se no qui noi non ci liberiamo più, perché i ristoranti hanno bisogno anche di lavorare, i giovani hanno bisogno anche di avere spazio. No, secondo me va bene, come inizio è giusto che ci sia ancora un minimo di restrizione, proprio minima comunque, quindi sì, anche perché bisogna vedere come va in questo periodo. Specialmente qui, il sabato sera in via Cesare Battisti, qua è un assemblamento, le persone una addosso all'altra, nessuno. Io ho visto che anche percentuali di persone non portano i mascherini. È anche vero che chi abita al primo, al secondo, al terzo piano di un palazzo sotto il quale vi è un esercizio come un bar, un ristorante, ha anche il diritto di dormire. Ci stanno anche le nottate, quindi fuori con gli amici, quindi chiudere tutti i locali all'una e mezza non mi sembra molto giusto. Tu dici bisognerebbe andare un po' in là con gli orari? Sì, massimo le 2, 2 e mezza.